Penso che sia giusto votare gli emendamenti proposti dalla maggioranza. La norma sugli esterni completa il quadro e quindi rende la norma una norma non solo sugli interni ma sugli esterni, quindi sull'efficienza energetica. Aver previsto un limite minimo di altezze era uno dei problemi critici della legge e condivido il ragionamento di non andare oltre ai minimi già previsti in Liguria. E gli emendamenti, l'emendamento di Muzio è coerente con il tema delle altezze, nel senso che nel momento in cui noi fissiamo un'altezza oltre la quale non si può andare, è giusto che si tolga riferimento all'applicazione dei sottotetti perché è coerente con questo. E infine la specificazione che gli interventi previsti possono essere sull'involucro e o sugli impianti sembra una cosa formale, ma per chi opera in questo settore cambia tutto, nel senso che per fare il miglioramento delle due classi non serve intervenire sui solai o sulle pareti, si può intervenire anche con pompe di calore, sistemazione delle finestre e impiantistica di diverso tipo. Quindi consente ai progettisti di usare tutti gli strumenti di efficientamento energetico per fare un progetto complessivo. E questo era implicito nella scrittura della norma, ma così è meglio, perché di solito quando ci si trova di fronte a una norma non interpretata, non esplicitata, uno fa meno, non fa di più. Quindi questa cosa aiuta a completare il quadro, per cui su questi quattro emendamenti l'articolo 2 così emendato è più completo e dà una procedura più utile rispetto a quella che avevamo già ipotizzato, quindi è migliorativo. Grazie.